Solo il 3% della popolazione beneventana su 1.200 persone sottoposte all'indagine epidemiologica MedInSanio ha sviluppato anticorpi immunoproduttivi e su 35 persone saranno effettuati ulteriori accertamenti avendo riscontrato dai test tracce di IgM. Sono i dati chiari che emergono dal test sierologico immunocovid nato grazie alla sinergia dell'Università degli Studi del Sannio, di Genius Biotech, spin-off dell'Ateneo Sannita, del Comune di Benevento, dell'ASL e dell'azienda ospedaliera San Pio. Uno studio che ha consentito di mappare meglio la popolazione e di capire in che misura fosse circolato il virus e quanti avessero potuto sviluppare anticorpi. Immunocovid, test sierologici per 1.200 persone. Quali sono i risultati? I risultati che abbiamo sviluppato nell'ultima settimana e abbiamo analizzato più volte dimostrano che non abbiamo in città una immunità diffusa. Questo significa da un lato che le misure che sono state adottate per la diffusione della malattia hanno funzionato, dall'altro lato però significa che nell'eventualità di un'ondata di ritorno questo troverà la gran parte della popolazione non protetta da anticorpi. Che risultati ci sono? I risultati dimostrano che circa il 3% della popolazione ha sviluppato anticorpi IgG, quindi immunoproduttivi, c'è una piccolissima frazione, circa 35 soggetti che hanno IgM e su questi faremo ulteriori indagini. L'indagine sierologica porta anche la firma dell'Università degli Studi del Sannio. Sì, è un risultato importante. Io non scendo nel dettaglio dei ritrovati tecnici e scientifici perché non è la mia area di competenza, però ci tengo a sottolineare due cose. Uno, che si tratta di un prodotto made in Sannio, un prodotto che nasce da una spin-off della nostra università e questo ci riempie di orgoglio. Due, è un esempio concreto di collaborazione fra enti diversi, perché la sperimentazione di massa che è stata fatta in questi giorni era una sperimentazione che viene dalla collaborazione fra il Comune, la ASL, il San Pio e la Università degli Studi del Sannio. Quanto è stato importante questo studio sierologico? È importante per capire se siamo vicini o meno ad una cosiddetta immunità di gregge. I primi risultati, come ci diceva un attimo fa il collega Vito, sembrerebbero dire che siamo ben lontani da una immunità di gregge. Non abbiamo raggiunto le quotazioni necessarie per dire siate sereni, comportatevi disinvoltamente, no. Peraltro devo dire, questo lo dico ai miei cittadini, di fidarsi del loro sindaco, che oggi il governo ha fatto un DPCM che quello io ho fatto 15-20 giorni fa, quindi è arrivato con un notevole ritardo rispetto a me. E cosa ho fatto? Io ho detto, dovunque non c'è possibilità di controllo per quanto riguarda gli assembramenti, è obbligatoria la mascherina. Il governo ha detto che questo DPCM l'ha fatto fino ad agosto, secondo me andrà avanti anche oltre agosto, e poi ho detto alla mia ordinanza che all'interno dei locali, quelli che sono chiusi, occorre in maniera obbligatoria che ci siano le mascherine in dotazione. 3% significa che siamo lontanissimi dalla tanto ricercata immunità di gregge. Sta però a significare che il virus ha circolato poco nel Sannio. Probabilmente questo è dovuto, anzi più che probabilmente, sicuramente è dovuto al lockdown che è stato imposto, a tutta una serie di restrizioni verso le quali qualcuno ha avuto qualcosa da dire, ma che sicuramente hanno funzionato bene. Però questo ha un altro significato, significa che bisogna stare attenti perché il virus c'è, circola poco, però sicuramente momenti di aggregazione, mancato mantenimento del distanziamento sociale può provocare sicuramente un riacutizzarsi di questa situazione.